L'8 dicembre 1980, mentre ritornava alla sua residenza di New York, John Lennon viene ucciso a colpi di pistola da un suo fan squilibrato, Mark David Chapman. L'assassino ha spiegato le motivazioni del suo gesto in numerose interviste ed interrogatori. Avrebbe ucciso Lennon perché voleva essere come lui, ma si sentiva una nullità e l'unico modo per diventare qualcuno era proprio uccidere il suo idolo. A Lennon venne dedicata una zona di Central Park, dove ancora oggi molti dei suoi fan portano oggetti o fiori per omaggiare il leggendario artista. Il suo ultimo autografo fu scritto alla centralinista degli studi della Record Plant, in cui John si trovava quell'8 dicembre 1980, prima di tornare verso casa, con l'ultima parola che scrisse: Love. A Londra c'era una sorta di combriccola underground. John Denver aveva una galleria d'arte in città, l'Indica. Venni a sapere che c'era una donna eccezionale che teneva una mostra e che ci sarebbe stato una specie di happening con persone dentro a dei sacchi neri o cose del genere. Così mi presentai all'anteprima, la sera prima dell'inaugurazione. Al mio ingresso rimasi a bocca aperta. Mi sembrò fantastico. Capii subito il senso dell'umorismo del suo lavoro. C'era una mela fresca sul piedistallo e per guardare la mela decomporsi dovevi pagare 200 sterline. Vicino alla porta d'ingresso c'era una scala a pioli che portava ad un quadro appeso al soffitto, una tela nera al quale era attaccato un cannocchiale con una catenella. Salì sulla scala. Se guardavi attraverso il cannocchiale, potevi leggere la scritta YES in caratteri maiuscoli. Era una cosa tanto positiva da farmi sentire sollevato. Era bello salire sulla scala, guardare attraverso il cannocchiale e non leggere «No! Vaffanculo!» o qualcosa del genere. Diceva «Yes». Fu quasi un incontro zen. Volevo che le persone salissero su per una scala lunga lunga fino al soffitto per vedere il dipinto attraverso la lente e leggervi quel minuscolo «Yes». Per lui, «Yes» fu come una risposta. Era positiva. Mi diceva «Yes». Pensai che era la prima mostra nella quale mi venisse detto qualcosa di confortante. Decisi allora di vederla tutta. E così ci siamo incontrati. Se l'opera avesse detto «No», me ne sarei andato. Nel mondo dell'avanguardia venivo emarginata perché non cercavo di alienare il pubblico. Non mi ponevo in modo cattivo e rancoroso. Io invece volevo dire «yes». Cercavo di comunicare. Cercavo di dire amore e pace e sì. È così che ci siamo incontrati. Come se stessi dicendo «yes» a Gian. Per me è stato così, come fosse una cosa personale. Immagino che chiunque lo legga si possa sentire allo stesso modo, ma io lo sentii come un «yes» diretto all'artista, a me. Scese dalla scala. Il proprietario della galleria mi disse: «Quest'uomo vuole piantare un chiodo nella tua opera. Hammer and Nailing!» Non volevo che lo facesse. Era tanto bianca e bella. Una tela vergine. Nessuno aveva piantato ancora un chiodo, perciò dissi: «Non voglio che lo faccia. Magari dopo l'inaugurazione, ma non ora». Il gallerista insistette: «No, lascia che lo faccia». E io: «Va bene, se paga 5 scellini è ok». Lo dissi perché avevo deciso che comunque le mie opere non sarebbero state vendute. Quindi le ho detto: «Ascoltami, ti darò 5 scellini immaginari e pianterò un chiodo immaginario, ok?» Lei è fissata con questa cosa. Immagina questo, immagina quello. Immagini. Pensai, ecco uno che gioca il mio stesso gioco. Mi sconvolse. Pensai, chi è? Avevo sentito parlare dei Beatles,
e conoscevo il nome di Ringo. Mi aveva colpito perché Ringo significa mela in giapponese. Certo, sapevo che i Beatles erano un fenomeno sociale, ma il rock and roll non mi aveva mai interessato. Quando ho incontrato John, l'ho percepito come un uomo incredibilmente interessante, senza saperne granché di pop e di rock. Mi ha colpito subito come uomo, immediatamente. Amore a prima vista? Una specie. Il primo incontro fu molto intenso. Per qualche settimana non la rividi. Prima che ci riavvicinassimo fisicamente, passarono 18 mesi o un anno. Quando conobbi Yoko, e prima di rendermi conto che avremmo vissuto insieme e che saremmo diventati indissolubili, io mi interessai al suo lavoro come artista. Di persona, John era molto più attraente di quanto non sembrasse nelle foto o nelle riprese. Aveva la pelle chiara, delicata, e morbidi capelli color sabbia che sembravano diventare rossicci sotto una certa luce. Lo prendevo in giro dicendogli: «Hai i capelli rossi!» E lui ribatteva: «Non è vero!» Da come rideva capivo che glielo avevano già detto. Quando si fece crescere la barba, era proprio rossiccia. Aveva 3 piccoli nei ben visibili al centro della sua ampia fronte. Nella fisionomica orientale sono un segno di grande saggezza. Il volto ovale e ben definito di John mi è sempre sembrato una maschera kabuki o una faccia shakespeariana. La sua andatura era leggera, i suoi movimenti aggraziati. Aveva meno di 30 anni quando lo incontrai. Eppure io, che ero di 8 anni più grande, non l'ho mai visto come qualcuno più giovane di me. Accanto a lui percepivi una forte vibrazione mentale, difficile da sopportare da un giovane. Alcune persone nascono anziane, proprio come John. La sua socievolezza, le sue pagliacciate, il suo modo di tenere banco erano una sorta di ruolo che gli piaceva recitare. Ma per chiunque gli stesse attorno, era evidente che fosse una persona gravata da un peso. Non un principe, ma un re. In India non pensavo che a lei. Nelle sue lettere mi scriveva così: «Sono una nuvola. Cercami in cielo». E io adoravo quelle lettere. Immaginavo una copertina nella quale fosse nuda, perché il suo lavoro era puro. Non riuscivo ad immaginare un modo migliore di presentarla. Al mio ritorno dall'India, mi resi conto che avevo pensato tanto a lei, perché mi ero innamorato. Rishikesh, 12 febbraio 1968. Se leggi che siamo in India, in cerca della pace, eccetera, eccetera, non significa che io non abbia fede in Dio e in Gesù. Ci credo, e come? Ma si dà il caso che il nostro guru sia indiano, e allora cosa c'è di più naturale di andarlo a trovare a casa sua in India? La meditazione trascendentale non si contrappone ad altre religioni. Si basa sulle verità fondamentali di tutte le religioni. È il denominatore comune. Gesù diceva: «Il regno dei cieli è dentro di te». Ed è esattamente questo che intendeva. Il regno dei cieli è vicino. Non in un remoto tempo futuro o dopo la morte, ma adesso. La meditazione porta la mente a quel livello di coscienza che è beatitudine assoluta. E attraverso il contatto continuo con quello stato, la pace che travalica ogni comprensione, gradualmente lo si vive anche quando non si sta meditando. Tutto questo ti fa conoscere un'autentica esperienza di Dio. Non attraverso il distacco o la rinuncia. Durante il digiuno nel deserto, per 40 giorni e 40 notti, Gesù doveva fare qualche forma di meditazione. Non stava solo seduto sulla sabbia a pregare, anche se meditare è una forma di preghiera. Spero che quel che ti ho detto abbia un senso per te. Sono certo che ce l'ha per un vero cristiano. Cosa che cerco di essere in tutta sincerità, il che non mi impedisce di riconoscere Buddha,
Maometto e tutti i grandi uomini di Dio. Dio ti benedica. Jai Gurudev. John. Yoko mi venne a trovare. Io mi sentivo intimidito con lei e anche lei era timida. Così, invece di fare l'amore, salimmo al piano di sopra, dove c'era una stanza in cui scrivevo e creavo degli strani loop e montaggio audio per i Beatles. Passammo la notte a registrare un nastro, con lei che faceva le sue vocette buffe e io che pigiavo i pulsanti di tutti i tipi sul mio registratore per creare effetti sonori. Al sorgere del sole, era fatta. Avevamo creato Two Virgins. Visto che per la purezza della sua arte avevo pensato a una sua foto nuda, mi sembrò naturale che dovessimo apparire entrambi nudi sulla copertina. Sin dalla scuola d'arte sognavo di incontrare un artista della quale innamorarmi. Quando ci siamo conosciuti e abbiamo cominciato a parlare, mi sono reso conto che Yoko sapeva tutto quello che sapevo io. E probabilmente di più. E il fatto che certe cose provenissero da una donna mi travolse. Fu come trovare l'oro. Avere lo stesso rapporto che potevo avere con un uomo, ma poterci andare a letto insieme. Farmi accarezzare la testa quando mi sentivo depresso, stavo male. E poteva anche essere una madre. Trovarla tra tutte le menti che ci sono là fuori fu come vincere alla lotteria. È per questo che quando mi chiedono di riassumere la mia storia io dico: sono nato, ho vissuto, ho incontrato Yoko. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment. Io vengo dall'Est, lui dall'Ovest. Un incontro tra Oriente e Occidente. Siamo la prova vivente che Est e Ovest possono andare d'accordo. L'acqua dall'alto cade verso il basso. Se la nostra tazza è piena, l'acqua è destinata a fluire. Per noi è naturale dare perché abbiamo così tanto. Mentre mi parlava, mi inebriavo. La discussione saliva di livello e anch'io continuavo a salire. E quando se ne andava, ritornavo nei bassi fondi. Poi
la rincontravo e la mia testa esplodeva come in un trip d'acido. Mi sballavo con quello che diceva, le sue idee e il suo modo di esprimerle. Erano incredibili. Dopo una prima sniffata, ne ero dipendente. Non sono più stato in grado di lasciarla. Non potevamo essere separati un solo istante. Londra, 19 giugno 1968. Ci deve essere nell'aria di Londra qualcosa che non piace ai miei nervi. Scellerata Londra. Tuttavia, io la amo. Dormo a 10 minuti per volta, a piccoli sogni, irrequieti e calmi come i tuoi occhi. Poi vedo il tuo viso e ti chiamo forte. John, John! Poi ricomincio a sognare. Non possiamo e non riusciamo più a vivere l'una senza l'altra. Ci dobbiamo mettere in cerca di un obiettivo comune. Visto che io non posso darmi al rock and roll insieme a te e tu non puoi darti all'avanguardia insieme a me. Quindi ciò che ci accomuna è l'amore e dall'amore scaturisce la pace. Per questo ci dobbiamo dedicare alla pace nel mondo. Chi trae beneficio dalla guerra è forte perché gli consentiamo di confonderci e di metterci l'uno contro l'altro, dividi ed impera. La loro politica fatta di raggiro, manipolazione ed intimidazione funziona bene. Se trovi la pace nel tuo cuore, si diffonderà nel mondo. Ha un effetto forte e immediato. Trova il tuo centro d'equilibrio e invece di batterti, resiste in nome della pace. John, io e te insieme possiamo farcela. I genitori di Paul erano terrorizzati da me e dall'influenza che potevo avere, solo perché ero libero dalla morsa dei miei. È il dono che ho ricevuto dal non avere genitori. Ho pianto tanto perché non li avevo. È stata una tortura, ma mi ha anche donato consapevolezza. Dipingermi come un orfano è un'idiozia, perché mia zia e mio zio si prendevano cura di me, fortunatamente. La mia famiglia erano 5 donne. 5 donne forti, intelligenti e belle. 5 sorelle. Una era mia madre, che non sapeva affrontare la vita. Era la più giovane. Suo marito se n'era andato per mare mentre c'era la guerra e lei non era in grado di occuparsi di me, così finì a vivere con sua sorella maggiore. Per tutta la vita mia madre ha vissuto a 15 minuti da me. Mi capitava sempre di vederla. Soltanto non vivevo con lei. È stata uccisa da un poliziotto fuori servizio, ubriaco, che era appena stato a casa della zia dove vivevo. Per me fu un altro grosso trauma. L'ho persa 2 volte. Una a 5 anni, quando ho traslocato da mia zia. E un'altra a 15. Quando è morta per davvero. Per me è stata durissima e mi ha reso pieno di rancore. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song, don't make it better. Made to go out and get her.
Ricordo i terribili bombardamenti di Tokyo. Ripararsi in un rifugio con il suono delle bombe sempre più vicine. E poi uscire con la sensazione che io e mia madre fossimo sopravvissute un giorno ancora. Ricordo quando ci costrinsero ad andare in campagna. La carestia, la fame. Doverci recare nel villaggio vicino a cercare del riso per mio fratello e mia sorella. Essere presi a sassate dai ragazzi del paese che odiavano la gente di città. Diventare anemica e vedermi diagnosticata la pleurite. Essere abusata da un dottore e subire l'asportazione dell'appendicite. Senza anestesia, per la penuria di medicine. Ricordo quanto piansi alla fine della guerra. L'aspetto di Tokyo bombardata al ritorno della campagna sul retro del camion e quello che provavo ogni giorno leggendo della gente di Hiroshima. Gli ustionati se ne andarono in fretta. Gli ammalati di leucemia affrontarono una morte lenta, una vera agonia. La nostra vita era segnata dalle loro morti. Quando presi un appartamento a New York, mi immaginavo sempre come un aquilone, aggrappata a un aquilone. E quando mi addormentavo, perdevo la mia presa e fluttuavo. All'epoca pensavo, impazzirò. Non facevo che tenere stretto il filo, assicurandomi di non lasciarlo mai. Nello stesso periodo in cui conobbi John, andai da un chiromante. John probabilmente mi avrebbe preso in giro, che mi disse: sei come un vento velocissimo che continua a soffiare sul mondo. Una delle linee della mia mano stava a indicare una proiezione astrale. La sola cosa che mi mancava erano delle radici. Però disse il chiromante: hai incontrato una persona salda come una montagna e se entrerai in connessione con quella montagna potresti finalmente prender forma. Anche John è come un vento delicato. È in grado di capire queste cose. Non sono in cerca di un papà grande e forte. Sono altre le caratteristiche che cerco in un uomo. La tenerezza, la debolezza. Qualcosa che mi faccia venire voglia di aiutarlo. Londra, 10 marzo 1969. Scrivere canzoni per me è come far uscire un demone dal mio corpo. È come essere posseduti. Vuoi tornare a dormire? Ma la canzone te lo impedisce. E così ti devi alzare e farne qualcosa. Solo dopo potrai dormire. Succede sempre nel cuore della notte, maledizione. Quando sei stanco, insonnolito, quando hai spento le tue capacità critiche. Ma poi quella canzone diventa liscia come l'olio. Come fischiettare per la via mentre vai dall'amata. Lei è mia. E penso continuamente a lei. Canto di lei. Esisto per lei. È venuta nel modo più naturale. Nulla mi riempie di piacere più di scrivere parole e musica di una canzone, in grado di durare più di un paio d'anni. Canzoni che possono cantare tutti. Canzoni che mi sopravviveranno, probabilmente. Niente mi rende più felice. È la mia gioia più grande e vorrei davvero condividerla con te. Imagine è una canzone nata nella mia testa senza melodia. La prima strofa mi è venuta facile, come una filastroca da bambini. L'intro ce l'avevo in testa da anni e gli accordi e la melodia l'hanno seguita in modo naturale. Frammento della nuvola. Immagina le nuvole che cadono. Scava un buco in giardino per mettercele dentro. Imagine è stata ispirata da Grapefruit di Yoko. Contiene molti frammenti che dicono: immagina questo o immagina quello. Se sfogli una copia di Grapefruit, puoi renderti conto di come mi abbia influenzato. Non avrei mai potuto scrivere Imagine senza di lei. Mi ha aiutato con molti versi, ma non ero abbastanza uomo da accreditarla. Gli autori di quella canzone erano John e Yoko, ma ero ancora
tanto egoista e inconsapevole da appropriarmi del suo contributo senza riconoscerlo. La canzone stessa parla di quanto ho imparato stando con Yoko e quel che prova riguardo. Avrei dovuto attribuirla a Lennon Ono, perché il suo contributo è stato davvero grande. John e io eravamo due artisti che vivevano insieme, perciò ci ispiravamo a vicenda. La canzone Imagine incarnava le nostre convinzioni. John e io ci siamo incontrati, lui dall'ovest, io dall'est, e siamo ancora assieme. Credevamo che nell'unità e nel fatto che il mondo prima o poi sarebbe diventato una cosa unica. Saremmo diventati tutti color caffè latte, felici di vivere insieme. Sono istruzioni su come passare l'eternità, visto che abbiamo tanto tempo a nostra disposizione. Se riesci a immaginare un mondo pacifico, se riesci a immaginare un mondo nel quale le religioni non siano definite, non un mondo senza religione, di qualunque religione si tratti, ma senza quella roba del tipo il mio Dio è più grande del tuo, che ci mette l'uno contro l'altro, se puoi immaginarlo, può diventare realtà. George Orwell e tanti altri hanno prefigurato un futuro molto negativo. Prefigurare è un potere magico fortissimo. È così che è stata creata la società, imponendo delle immagini negative. Noi stiamo cercando di profetizzare delle immagini molto più positive per mettere le basi di una società diversa perché possa sopravvivere il sogno della razza umana.
Che felicità scriverla e che felicità cantarla e registrarla. L'ho scritta con Yoko, l'abbiamo finita insieme a notte fonda, in pochissimo tempo. Nella maggior parte delle canzoni d'amore la gente si eccita o prova emozioni del genere, ma l'amore è capirsi a vicenda tanto bene da potersi finalmente rilassare. Quando un uomo e una donna sono insieme, sono inattaccabili. Hai la forza di due persone, hai la protezione, non ti serve la società, non ti servono mura, armi o uniformi, perché hai la grande forza di due menti. Ero molto sola prima di incontrarlo. La maggior parte delle persone sono molto sole e questo è il problema più grande. È la solitudine. Le fa diventare diffidenti. Siamo soli perché i complessi che abbiamo e le varie abitudini sociali che ci siamo creati ci impediscono di comunicare abbastanza. Diventiamo inibiti. Quando ho incontrato John, ho cominciato ad aprirmi un po', grazie all'amore. Ed è stata la cosa migliore che mi sia mai accaduta. Penso che lei abbia riscoperto delle parti di me risalenti a prima che lasciassi Liverpool. E probabilmente ha fatto riemergere il vero John Lennon, che si era perso nei Beatles girando per il mondo. Mi ha incoraggiato a essere me stesso. Perché si era innamorata di me, non dei Beatles o di chi rappresentavo. Quando vieni messo da parte, credi che sia giusto. E quando ti trovi nell'oscurità, credi che sia giusto. Lei mi ha ricordato che esisteva la luce. E quando te ne ricordi, non vuoi più restare nell'oscurità. Ecco che cosa ha fatto per me. Naturalmente litigavamo. Eravamo due persone molto volubili ed emotive. Amici e amanti, musicisti e artisti, uomo e donna, marito e moglie. Tutto parte dal nostro modo di comunicare. Eravamo entrambi timidi. Non uscivamo spesso. Di sicuro non andavamo a feste o cose del genere.
Siamo letteralmente stati insieme per 14 anni, con ben poche pause. John e io ci battevamo per pace e amore, ma combattere per la pace non ci rende migliore del prossimo. John e io insieme eravamo due esseri umani, di certo non del tutto pacifici. La rabbia, il dolore e la vulnerabilità facevano parte di John. Quando ci siamo incontrati eravamo due passionali. Fu il fantastico incontro di due anime pazze. Sono uno davvero geloso, possessivo. Non sono solo geloso nei confronti di Yoko, ma di qualunque persona, maschio o femmina che sia. Sono un maschio molto insicuro, che vuole chiudere a chiave la sua donna in una scatoletta, per tirarla fuori solo quando ha voglia di giocare con lei, per poi rimettercela dentro. Non credo a certa gente suscettibile che dice di non essere mai gelosa. Quando ami qualcuno, tendi a esserne geloso e vuoi possederlo al 100%, proprio come me. Io amo Yoko. Voglio possederla totalmente. Non voglio soffocarla. Quello è il pericolo. Possedere una persona fino a ucciderla. Dicono che il pianeta Venere sia geloso di chi si ama. Altro che Venere. Nel nostro caso era geloso il mondo intero. Ma per quanto ci riguardava, ci sentivamo dei privilegiati a esserci trovati. Eravamo due persone alle antipodi. A parte il fatto di essere emotivi e ribelli, John era più alto, io piccolina. John faceva musica per la gente, io per l'avanguardia. John era umile, solo come una persona vincente può esserlo. Io ero autocompiaciuta, come la maggior parte di chi vive in una torre d'avorio e non ha mai nuotato coi pesci grossi. La gente non sopporta chi si ama. Non sopportano il fatto che tu ti perdi in un'altra persona, che due individui possano bastarsi a vicenda. Ci sentivamo così fortunate a esserci innamorati. Non ci aspettavamo una simile fortuna in quella fase delle nostre vite. Non riuscivamo a staccarci gli occhi di dosso. Non ne avevamo mai abbastanza l'uno dell'altra. La pressione esterna era però fortissima, tanto forte che a volte dovevamo separarci per proteggere il nostro amore. Pensavamo di essere intelligenti, di non avere sbagliato niente, che niente o nessuno ci avrebbe potuto dividere. Eppure è successo la nostra separazione, per di più tanto improvvisa. Me lo hanno portato via, per sempre. Negli ultimi 10 anni ci siamo accorti che ogni cosa che desideravamo si avverava a tempo debito, buona o cattiva, in un modo o nell'altro. Abbiamo continuato a dirci che uno di questi giorni avremmo dovuto organizzarci e desiderare solo cose buone. Poi è arrivato il nostro bambino. Eravamo felicissimi e allo stesso tempo ci sentivamo molto responsabili. Ora i nostri desideri avrebbero influenzato anche lui. Abbiamo sentito che era ora di finirla con le discussioni e metterci a rivedere i nostri meccanismi di desiderio. La pulizia primaverile delle nostre menti. È stato un lavoro grosso. Ci capitava di trovare nei vecchi armadi della nostra mente cose che non sapevamo di possedere ancora, cose che avremmo sperato di non trovare più. Facendo le pulizie, abbiamo cominciato anche a notare molte cose che non andavano nella nostra casa. C'era una mensola che non avrebbe mai dovuto neanche stare là dove stava. Un quadro che cominciava a non piacerci più. E c'erano due stanze tetre che sono diventate luminose e ariose quando abbiamo buttato giù il muro che le divideva. Abbiamo cominciato ad amare le piante e pensare che all'inizio eravamo convinti che le piante ci rubassero l'aria. Abbiamo iniziato ad apprezzare il ritmo frenetico della città, che di solito ci disturbava. Commettavamo molti errori, e ancora ne facciamo.
In passato abbiamo speso un mucchio di energia per cercare di ottenere qualcosa che pensavamo di volere. Ci chiedevamo, ma perché non riusciamo a ottenerlo? Per poi scoprire che uno dei due, o tutte e due, non lo volevano veramente. Un giorno abbiamo ricevuto un'improvvisa pioggia di cioccolato da persone di tutto il mondo. Ehi, ma che è sta roba? Noi non mangiamo mica roba dolce, ma chi è stato a desiderarla? Ci siamo messi a ridere. Abbiamo scoperto che quando tutte e due desideravamo una cosa all'unisono, succedeva più in fretta. Come dice la Bibbia, là dove ci sono due riuniti del mio nome, è vero, due sono tanti, un potentissimo seme di pulizia. Stiamo iniziando sempre di più a desiderare e pregare le cose che abbiamo cercato di conquistare in passato, facendo il segno della pace. Adesso cerchiamo di ottenerle attraverso il desiderio. Non lo facciamo perché è più semplice. Desiderare è più efficace di sventolare bandiere. Funziona. È come una magia. La magia è semplice. La magia è reale. Il segreto è sapere che è semplice e non ucciderla con rituali elaborati che sono segno di insicurezza. Quando qualcuno è arrabbiato con noi, gli disegniamo nella nostra mente un'aureola attorno alla testa. E lui smette di essere arrabbiato con noi? Beh, non si sa. Sappiamo però che, da quando gli disegniamo attorno l'aureola, improvvisamente, per noi, inizia ad assomigliare a un angelo. Questo ci aiuta a sentire affetto verso le persone, a ricordarci che ognuno ha una sua bontà dentro e che tutte le persone che vengono da noi sono angeli travestiti che ci portano doni e messaggi dall'universo. La magia è logica. Provateci qualche volta. Abbiamo ancora molta strada da fare. Sembra che più facciamo pulizia, più velocemente funzioni il processo di desiderare e ricevere. La casa adesso è diventata molto comoda. Sean è bellissimo. Le piante crescono, i gatti fanno le fusa, la città risplende, che ci sia il sole, la pioggia o la neve. Viviamo in un universo bellissimo. Siamo riconoscenti ogni giorno per la pienezza delle nostre vite. Non è un eufemismo. Sappiamo che la città, il paese, la terra stanno affrontando tempi molto duri e che si respira terrore. Però il sole splende ancora. Noi siamo ancora insieme e fra di noi c'è amore. E anche nella nostra città, nel paese, sulla terra. Se due persone come noi stanno facendo delle loro vite quello che ne stiamo facendo noi, ogni miracolo è possibile. È vero, in questo momento ci farebbe comodo qualche grosso miracolo. Il punto è riconoscerli quando ti succedono ed esserne riconoscenti. Prima si manifestano in una forma ridotta, nella quotidianità. Poi vengono a fiumi, a oceani. Andrà tutto bene. Il futuro della Terra è nelle mani di tutti noi. New York, 27 maggio 1979. When I find myself in times of trouble, Mother Mary.